primo tempo Dragaball contro Real Madrid. Va Reale? Va Reale 1-1 col Boston nel finale. Cosa si deve fare per vincerlo? Sì, giocare un po' più la palla. Siamo stati un po' troppo individualisti in questo primo tempo. Se facciamo girare bene palla, può darsi che riusciamo a portare a casa il risultato. Va benissimo, grazie, in bocca al lupo per il secondo tempo. Andiamo da... Scusami, mi ricordi il cognome? Conte, 1-1, siete partiti bene, avete preso gol del pareggio alla fine. Cosa si deve fare per vincerla? Si deve cercare di giocare di più la palla, perché stiamo lasciando troppo a loro giocare la palla. Poi per il resto va bene, ci siamo. Va benissimo, grazie, in bocca al lupo. Ci vediamo dopo per Dragaball contro Real Madrid. Ciao ragazzi, siamo qui al termine della partita che ha visto affrontarsi Real Madrid contro Dragaball. Vince il Real Madrid per 5-4, migliore in campo, Staiti, migliore vicino. Vedi la partita molto combattuta, 1-0, 1-1, 2-0, 2-1. Quando loro non sono andati sul 5-3, poi 5-4 nel finale, però non c'è stato niente da fare. Sì, vabbè, io sarò molto critico con la nostra squadra, siamo pessimi. Pessimi per quanto riguarda l'organizzazione, per quanto riguarda il gruppo, per quanto riguarda la serietà. Cioè, siamo stati appesi a 10 minuti alla fine, da un minuto solo, fortunatamente abbiamo trovato un mio amico alle 10:10. Che bene da giocare. Quindi si viene sempre sul campo con la squadra diversa, non si trova mai un modo come stare in campo, quindi sono sconfitte, devono venire per forza, insomma. Loro comunque, seppur non sono una squadra di fenomeni, sono comunque una squadra organizzata, saranno sempre gli stessi a venire sul campo, quindi si vede che comunque sono una persona più seria anche in campo durante la partita, quindi hanno meritato di vincere senza dubbio. Senti, a chi vuoi dedicare il tuo gol della tua prestazione? No, proprio a nessuno, perché la prestazione è schifosa, Però è da monito per la squadra, cioè i tornei non si possono affrontare così. Grazie. Grazie, fallo per il progetto. Sì, sai, ti passiamo a te. L'intervista di qua. La prima. Paolo, prepara. Molto bene, tu hai fatto il gol. Inizio. Gianni video, tu musica e io foto. Non giocare con loro. Ciao, Luca. Gli avversari erano bravi. E siamo stati fortunati ad andare di secondo quasi alla fine. Assolutamente. Senti, sai di a chi vuoi dedicare i tuoi due gol della prestazione? Grazie molto. Ciao ragazzi. Ciao. Peppe, accendere il mappe, giri da qua, no come a prima.